Stiamo per collegarci con la sindaca di Torino, Chiara Appendino. Prima però andiamo a Parma dalla nostra Rebecca, perché davvero andiamo a vedere tristemente quella che doveva essere l'importante fiera della meccanica. Rebecca. Sì, Luisella, siamo all'interno del padiglione 6 e siamo insomma in mezzo alle opere di smantellamento. Vedete, gli operai qui sopra stanno smantellando questo stand, questo muletto sta portando le casse che verranno riempite dei materiali tecnologici, eccola, e non solo, dei vari stand. Eccola qua che si muove, e raggiungiamo il vicepresidente della Senaf, che è la società più importante in Italia che organizza e allestisce fiere. Siamo qui su questo stand. Dietro di noi ci sono queste macchine, parliamo di una fiera del settore della meccanica specializzata, sono macchine, insomma, una fiera che crea, insomma, fatturato, fa girare dei business importanti. Chiuderla così, dall'oggi al domani, che cosa ha voluto dire? Ma che cosa rappresenta? Prima di tutto dobbiamo pensare che per fare una fiera di questo genere ci vogliono centinaia di persone specializzate, ingegneri in meccatronica, per riuscire a capire che qual è l'offerta del mercato, proporre questa cosa al mercato, lavorare un anno e poi, nel momento in cui si è deciso di farla, c'è un indotto di decine di migliaia di persone che lavorano a trasportare tutto quello. Esattamente, che... infatti diamo un po' i numeri, insomma, della fiera: 60.000 metri quadrati di superficie espositiva, 6 padiglioni, 12 saloni tematici e 77 tra iniziative speciali e appuntamenti tecnici, 1.350 espositori che da dopo, insomma, domenica, dall'ultimo DPCM, si sono ritrovati a dover iniziare tutte le opere di smontaggio di queste macchine e di questi stand. E il tema è questo, insomma, riusciamo a quantificare il danno economico di questa chiusura per questa fiera? Il danno economico è sicuramente enorme. Enorme da un punto di vista che lei tenga presente che una fiera rappresenta per l'indotto 6 volte il costo della fiera, perché il territorio ne ha un beneficio, evidentemente. Parliamo infatti di un indotto importante, insomma, ramificato. Viaggia dalle 6 alle 10 volte in funzione della, se nazionale o internazionale. Questa è una fiera internazionale che noi facciamo da 19 anni. Lo dovevamo fare nel marzo, avevamo fatto costruire un padiglione in più perché i 110.000 metri quadri di tutta la struttura non ci bastavano, abbiamo fatto costruire un padiglione che poi abbiamo evidentemente tirato giù perché siamo stati bloccati. Abbiamo lavorato ancora 6 mesi sperando di arrivare adesso con una riduzione evidentemente di espositori, ci hanno dato fiducia, abbiamo fatto delle fiere a Genova, abbiamo fatto le fiere a Bologna sull'edilizia, abbiamo investito degli altri soldi sulla sicurezza, sugli schemi, tutto è andato bene, perché qui vengono ingegneri profilati, non viene una mamma con la carrozzina. Quindi una macchina decisamente e sicuramente organizzata. L'ultimo DPCM invece ha previsto questa chiusura, ma sono stati previsti dei ristori, il DL ristori, insomma, prevede dei fondi da 400 milioni, questo è stato per le fiere. Speriamo compensi almeno un po' nell'immediato questo è come disastro. Aver costruito una nave. Giuseppe Grisella chiede: compenseranno nell'immediato questa chiusura, questa cancellazione? Ma se a chi lo chiedono? Lo chiedono a lei. Sì, ma io sono qui oggi che vedo questa Pompei distrutta senza una ragione, perché una settimana prima mi dice solo le fiere nazionali e internazionali si possono fare, non le fiere popolari. Noi partiamo con la nave mette su 1.300 espositori che arrivano da tutto il mondo per mettere giù queste macchine. No, ma capiamo perfettamente, infatti volevamo raccontarlo oggi, questa rabbia che è reale, cioè noi capiamo che questa, tra l'altro, è una delle fiere internazionali più importanti. Guardi, siamo assolutamente dalla sua parte, confidiamo che gli aiuti del governo arrivino. Che noi costruiamo. Mica.
Ma devono arrivare, se si interfacciano con noi per capire veramente il danno, perché noi lavoriamo di questo, noi siamo la proposizione intelligente dell'Italia. Certo, no, ma un patrimonio non ci sono dubbi, ci siamo collegati con voi oggi proprio per raccontare questo malessere che è reale e speriamo insomma trovi sostegno e ristoro nel decreto del governo, però sono contenta di avere collegata con noi.